di Società Libera, Vincenzo Lita. Innanzitutto grazie a tutti per essere intervenuti. A me corre l'obbligo, come organizzatore di questa manifestazione, di sottolineare solo poche cose. La prima, in estrema sintesi, di un comunicato che noi abbiamo diramato come Società Libera a seguito di questo increscioso episodio in cui ci hanno impedito di svolgere la nostra marcia silenziosa per Roma, così come avevamo fatto da 3 anni. Purtroppo è una marcia mutilata, come potete vedere, ma che noi abbiamo voluto confermare lo stesso, anche per rispetto agli amici di Berlino e di Parigi che in questo momento stanno marciando nelle rispettive capitali. Questa è la dimostrazione evidentemente che la realtà italiana è un po' strana, tanto per non usare altri termini. Io dico che al di là degli aspetti incostituzionali del decreto previsto dal Comune di Roma e dall'amministrazione di questa città, l'Italia vive una crisi di credibilità, come dire, che sfocia, permettetemelo di dire, nel ridicolo, perché se si vieta a noi, gente di pace, gente di libertà, gente pacifica che ha marciato silenziosamente in questa città per 3 anni, ci si vieta di fare una marcia accogliendo dei leader internazionali che hanno voluto onorarci con la loro presenza oggi qui a Roma, e a cui noi chiediamo scusa per non aver marciato così come è successo nelle altre capitali. Beh, evidentemente vuol dire che in questo paese abbiamo perso un po' il senso del ridicolo. Io ho scritto anche agli amici dicendo che forse per l'anno prossimo, per le marce del 2012, forse bisogna che i leader internazionali che si occupano e si battono dei diritti umani forse dovranno prendere in considerazione di tutelare anche questo paese, non tanto sul piano della libertà, ma tutelarlo forse, come dire, dalla goffaggine di una burocrazia inefficiente ed ottusa. Detto questo, e chiusa la polemica, dicevo, abbiamo promesso l'anno scorso, quando ci siamo lasciati in piazza Navona, che quest'anno avremo triplicate le marce. Bene, così è stato, come dicevo prima, in questo momento sfilano a Parigi e a Berlino gli amici delle varie comunità e gli amici di Società Libera che sono in quelle città. Perché? Perché noi pensiamo che il discorso dei diritti umani è un discorso che peggiora sempre più giorno dopo giorno nel mondo, e la sensibilità invece non aumenta nel mondo occidentale di pari passo con questo peggioramento. Adesso non sta a me raccontare evidentemente gli ultimi episodi incresciosi successi in questi ultimi giorni, per esempio in Tibet, per esempio tra gli uiguri, per esempio in Siria e così di seguito. Abbiamo qui autorevolissimi rappresentanti e saranno loro a parlare della loro situazione. A me come Società Libera preme dire, come dire, solamente 2 aspetti. Il primo, che coerentemente con la nostra concezione di liberali, siamo un'associazione di cultura liberale, come sapete completamente apolitica, completamente apartitica, fuori dalla quotidianità della politica, noi abbiamo voluto unire più comunità e in varie e in più paesi del mondo per far passare un concetto, che bisogna marciare, bisogna manifestare tutte insieme in questa situazione drammatica dei diritti umani nel mondo se vogliamo far sentire la nostra voce. Questo penso che sia stata una buona operazione culturale portata avanti dalla nostra associazione. E la seconda informazione, il secondo messaggio a cui preme far passare è che l'anno prossimo sicuramente avevamo già avuto delle richieste da amici da Londra e da Madrid, sicuramente l'anno prossimo le capitali saranno 6, perché non ci stancheremo di andare su questa strada evidentemente, perché bisogna
svolgere un'azione di pressione notevole. Se vogliamo minimamente incidere, se vogliamo far capire alla gente d'Europa che la libertà del Tibet, la libertà degli Uiguri o la libertà in Siria ci riguarda molto da vicino. E allora svolgeremo due azioni, a partire da domani. Alla fine daremo lettura di un appello rivolto al Parlamento europeo e a tutti i parlamentari europei a Strasburgo, affinché l'Europa arrivi ad istituire la giornata europea per i diritti delle minoranze e dei popoli oppressi e per la loro libertà. Non so se ci riusciremo, se non ce la faremo quest'anno sarà il prossimo anno quanto le capitali aumenteranno. Questo è il primo impegno che mi sento di assumere anche a nome di Società Libera. Il secondo è quello di continuare a lavorare tutti insieme, al di là di divisioni, di comunità, di razza, di lingue, di qualsiasi cosa, perché solamente lavorando tutti insieme può darsi che riusciremo a dare una smossa a questo mondo occidentale abbastanza addormentato sui diritti umani. Grazie. Ringraziamo Vincenzo Vita. Adesso interviene la leader degli Uiguri, Rebia Kader, leader spirituale del popolo Uiguro e presidente del Congresso Mondiale Uiguro, che Società Libera ha avuto l'onore di premiare lo scorso anno con il Premio Internazionale per la Libertà. Rahmat. Grazie. Barlık muşu bütün dünyadaki izilgen milletlerden avazı için muşu meydanı toplaşkan hadımlara yanı bir kıtım rahmet. E come rappresentante di un popolo oppresso vorrei estendere a voi il ringraziamento da parte di tutti loro. Bu namayiş muş erkinlik cemiyetinin 4. ketim katnışım. Questa è la prima volta in cui partecipo alla marcia di Società Libera. Bugün bu namayiş London animede Nava, Germania, Berlin'de, Paris'de bulup atıldı. Hem bir yerde. È la prima volta in cui dicevo partecipo alla marcia di Società Libera e contemporaneamente la marcia si svolge anche a Parigi e a Berlino. Erkinlik cemiyeti ve muşu hadımla bütün dünyadaki avazı yok, karanlıkların içindeki milletlerin avazını birleştirip, meşayı toplaştırıp, bütün garip dünyasına avazımızdan anlatmak için. Società Libera ha portato insieme qui le minoranze di popoli oppressi per suscitare una consapevolezza nei confronti di questi problemi nel mondo esterno. Muşundak kişilik hukuk kumul bölüdügan, demokratiya erkillikni, tınışlıkni ilgir sürüdügan kadımla bölüdüken, dünyanın kıyapti özgürüdü. E io sono convinta che fin tanto che questa associazione così positiva come Società Libera lavorerà per la democrazia e per i diritti umani, vedremo dei cambiamenti positivi nel mondo. Menin milletim Uygur. Men dünyaya avazını anlatmavatkan, üstü uçuk turmudu yaşavatkan bir milletin vekili. Io rappresento il popolo Uiguro, il mio popolo si chiama Uiguro e io sono qui per far sentire la loro voce, perché loro vivono in una prigione aperta sotto il regime cinese. Xitay hukumeti 49-cı ili besip alğan 20 milyon Uyghur halkının vekili bolıp.
Rappresento 20 milioni di persone, il cui territorio è stato occupato nel 1949 dal governo cinese comunista. Men Washington'dan tünegün uçup geldim. Ete ettigende uçup kaydım ben. Sono appena arrivata in aereo ieri da Washington e domani ripartirò. Solo appositamente per questa marcia. Buna mayış tınışlık bilen erkinlik çıkış için kreş kıladığan, dünyaya tınışlık orantıdığan bir namayışın simboludur. E al tempo stesso questa marcia rappresenta un momento globale perché si parla di democrazia e di diritti umani. Hazır biz bütün dünyanın hemme yeriden Tibet, Uygur, Vietnam, Burma, Kabinda, İran ve şunun okşayış kişilik hukuk talibi var. Barlık avazsız milletler bir yerde toplaştık. Siamo venuti qui tutti insieme, vietnamiti, iraniani, tibetani, cabindesi, birmani, iraniani e molti altri, perché tutti abbiamo un problema in comune, quello della libertà, e che siamo oppressi da regimi. Xitay hükümetide, Xitay komünistlerinin astıda, Tibet halkı, Uygur halkı, yer şaridin yokuluş girdavığı gelip kaldı. Oggi sia i tibetani che gli uiguri sono sull'orlo dell'estinzione perché vivono sotto la pressione del governo e del regime comunista cinese. Xitay hükümeti uygur halkını, Tibet halkını hem öldürüyordu, hem turmağa taşlıyordu. Biz avazımızı dünyaya anlatkan bolsak mı, dünya sükut tutuyordu. Oggigiorno il regime comunista cinese continua a imprigionare ed a uccidere tibetani e uiguri. Noi stiamo cercando di far sentire la nostra voce in paesi esterni, ma purtroppo molti governi al di fuori tengono il silenzio, mantengono il silenzio. Bugün bu namayış intayın kıyın şarayet astıdımı yanı içilipti. İtalya teritoriyista biz bakıravatımız. Anche se è difficile, noi adesso stiamo alzando la nostra voce nel territorio italiano, perché qualcosa si muova. Eğer kişilik hukuka, demokratiyaga, erkinlikke, muşu xarip devletleri, muşundak demokratiya devletler sükutu tursa, se i governi occidentali continuano a stare in silenzio di fronte alla domanda di democrazia e diritti umani, Xitay hukumatidiki Xitay xalqi, Tibet xalqi va Uyghur xalqi duch kelayotgan mushu kishilik huquq masalasi dunyoning hamma yeriga yabraydi. Allora le persone in Cina, ma anche al di fuori della Cina, perderanno la loro speranza a causa di questo silenzio. Xitay hükümeti dünya karakterli terörizmi merkezi yapıyor vatudu. Il governo cinese sta aumentando sempre di più il terrorismo di Stato nei confronti del nostro popolo. Özünün erkinliği için kreş kılatkan aciz milletlerini, erkinlik talep kılatkan halklarını terörizm bölgüncü deyip eyiplavadıdır. Um,
portano avanti la loro oppressione etichettando come terrorismo e separatismo le azioni delle persone che invece chiedono democrazia e diritti umani. Xuddi shundaqlar nurg'illagan davlatlarga Vietnam, Birma va qo'shni davlatlarga o'zining diktaturini yeyotdi. Iran qatorli. E allo stesso tempo stanno esportando il loro governo autoritario, il loro modo di governare autoritario in altri paesi, come per esempio in Birmania, in Nepal e anche in Iran. Biz Xitoy hukumatining qancha iqtisodiy jihatdan yuksalib ketishidan qat'iy nazar, demokratiya va erkinlik uchun tinchlik bilan dunyoning qiyofasini o'zgartirishga va o'zimizning qiyofasini o'zgartirishga birlikda kurash qilamiz. Dobbiamo combattere tutti insieme per migliorare la condizione dei nostri popoli, anche se c'è la pressione economica e politica da parte cinese. Hammamizning maqsadi o'rtoq. Biz qo'lni qo'lga tutib, har qanday to'salqiga qarmay ilgirlaymiz. Rahmat, hammanglarga muvaffaqiyat tilayman. Abbiamo una meta comune, quindi dobbiamo combattere, continuare a combattere tutti insieme in modo da portarlo a compimento. Grazie ancora a tutti voi. Thank you. Ringraziamo Rebia Kaler per il suo intervento. Adesso ascoltiamo ora Esmail Moades, esponente della resistenza iraniana. Se incontrate un prigioniero politico scampato dalla morte, vi potrà raccontare che quando in carcere si parlava del suo caso, la notizia era un raggio di sole, come oggi, che riscaldava il cuore. Vi dirà che quando le mani dei suoi aguzzini stringevano quelle di autorità di altri paesi, era come una velenosa pugnalata alle spalle. Se il prigioniero che vi parla è stato nelle terribili carceri del regime teocratico al potere in Iran, la tragedia è all'ennesima potenza. Se il prigioniero è membro o anche simpatizzante dei Mujahideen del popolo, allora è sicuro che non avrà scampo dalla morte, che affronterà a testa alta, ma sarà spietata e atroce. Quando i residenti del campo Ashraf, i membri dei Mujahideen del popolo, devono affrontare l'attacco di 2500 militari delle forze speciali di Al-Maliki, primo ministro, è il risultato dell'inguaribile egemonia patologica del regime iraniano in Iraq e dei mezzi corazzati che passano senza scrupolo sopra i loro corpi, e quando i militari sparano con accanimento sui giovani donne con le mani vuote, uno cosa deve pensare? I Pastaran e i loro compari in Iraq si giustificano col fatto che i Mujahideen del popolo sono nella lista dei gruppi terroristici degli USA. I carnefici ignorano del tutto o fanno finta che l'inserimento dei Mujahideen del popolo nella blacklist fu soltanto un atto politico, ormai chiaro a tutti, e che non aveva alcuna relazione con la realtà. Non bisogna fare sconti ai terroristi, mai.
ma è davvero perverso colpire chi si oppone a un regime sanguinario come quello iraniano, cose dell'altro mondo. Gli USA, quando nel 97 inserirono i Mujahideen del Popolo nella lista nera, non fornirono alcuna motivazione, perché non avevano, perché non c'erano. In questo modo però hanno scambiato i ruoli tra le vittime e i carnefici, cosicché il regime dittatoriale iraniano con disinvoltura ha potuto impiccare chi partecipava alle pacifiche manifestazioni. Uno di questi è Ali Soremi, impiccato perché simpatizzante dei Mujahideen del Popolo, perché aveva un figlio ad Ashraf. Ma ci sono numerosi altri esempi. Tenere l'opposizione democratica iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche da parte dell'amministrazione di Obama vuol dire arrendersi alle violenze di Nouri al-Maliki e allearsi con Khamenei. L'organizzazione dei Mujahideen del Popolo, con la sua lettura democratica all'Islam, si batte per la libertà e per il pluralismo in Iran. Tenere questo movimento democratico nella lista nera mette seriamente in pericolo la vita di molti combattenti in Iran e nel campo di Ashraf. Inoltre, intralcia il corso democratico della primavera araba, dando segnali errati che possono aprire via all'integralismo islamico, soluzione per cui il regime iraniano è in agguato e preme. L'Occidente e gli Stati Uniti d'America, appoggiando la lotta del popolo iraniano e del suo movimento di resistenza organizzata, invece allonterebbe il reale pericolo dell'integralismo islamico e aprirebbe la strada ai molti giovani verso la libertà e la democrazia. Dall'altra parte, un Iran stabile politicamente e democratico sarà anche economicamente prospero, e questo conviene agli iraniani, alla popolazione medio orientale, a tutto il mondo. Un primo passo serio su questa strada è per gli USA è correggere il loro errore e depennare il nome dei Mujahideen del Popolo dalla blacklist e onorare i loro impegni nei riguardi dei residenti del campo Ashraf, con cui hanno firmato un accordo. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite uscito appena due giorni fa, in Iran centinaia di prigionieri vengono segretamente giustiziati. Il rapporto descrive dettagliatamente una infinità di violazioni dei diritti umani, tra cui le torture e detenzioni in isolamento. Nel rapporto redatto dall'osservatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani in Iran si riporta che in Iran dall'inizio del 2011 ci sono state almeno 200 esecuzioni ufficiali e almeno 146 segrete, e l'anno scorso almeno 300 persone sono state giustiziate segretamente. Secondo il rapporto, più di 100 iraniani al di sotto 18 anni si trovano nel braccio della morte. È molto facile e opportunistico dichiararsi contro la dittatura di fronte al cadavere del dittatore. Sarebbe più onesto e opportuno invece sostenere la resistenza del popolo nei momenti difficili e quando il dittatore è saldo al potere e canta vittoria. Secondo notizie di fonti interne del regime iraniano,
Le forze irachene sotto il comando di al-Maliki, al soldo del regime iraniano, hanno perfezionato un piano per un nuovo attacco al campo Ashraf, la cui conseguenza sarà un sicuro e drammatico bagno di sangue. Già nei sanguinosi precedenti attacchi agli inermi residenti del campo Ashraf, i mercenari iracheni hanno ucciso decine di persone. Una manifestazione come questa di oggi, oppure una sola firma sotto un appello, può essere determinante per il morale di un prigioniero politico. Gli può perfino salvare la vita, può riscaldare il cuore di chi si batte per la libertà. Un appoggio anche indiretto al regime dittatoriale e dare man libera ai pastaran per spargere ancora di più il sangue innocente in Iran e in Iraq. Grazie. Ringraziamo il rappresentante della comunità iraniana. E ora la parola la passiamo a Carsten Dolker, presidente della comunità tibetana in Italia. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare Società Libera per aver organizzato la Marcia Internazionale per la Libertà per la quarta volta in Roma, e quest'anno fa la stessa marcia anche a Parigi e Berlino, e adesso hanno dato notizia che ci sarà la marcia per l'anno prossimo in 6 paesi in Europa. Sono contenta. E poi il direttore di Società Libera, Vincenzo, ha chiesto scusa, ma io direi che noi come popoli oppressi vi ringraziamo tantissimo per non avere cancellato proprio questa marcia dopo tutto questo che è successo e tutte le ordini. Io rappresento il popolo tibetano, sono 6 milioni di tibetani in Tibet che non hanno diritto di esprimere il loro desiderio. Forse avete sentito recentemente, dal marzo 2011, 9 tibetani giovanissimi, tra 16 e 20 anni, giovanissimi tibetani, 8 uomini che sono stati monaci e un monaca, si è dato fuoco per contro repressione cinese. Per noi tibetani questi suicidi sono troppi, non riusciamo a digerire questo gesto estremo. I tibetani in Tibet adesso stanno aspettando proprio per il mondo internazionale, comunità internazionale, di fare qualcosa concreto, così i tibetani in Tibet non devono morire in un modo gesto così estremo. A questo punto, come dicevo ieri, la Società Libera, organizzando la Marcia Internazionale per la Libertà, dà tanto speranza a questi tibetani tutti disperati in Tibet, e anche a noi, voi date opportunità di spiegare un po' la situazione che è in Tibet. Dal 1959, dopo l'invasione di Tibet, il governo cinese, in nome della liberazione, ha fatto tutto possibile per proprio alienare la nostra cultura. La lingua tibetana non va insegnata in nessuna scuola in Tibet, monaci e monache sono stati arrestati senza nessun processo giudiziale, e tibetani laici in Tibet non hanno nessun potenziale, nessun opportunità di
avere base diritti umani. E altro ieri il ministro esterno del governo cinese ha annunciato, hanno detto che la problema tibetana non esiste e tutto va bene in Tibet, e 9 giovanissimi tibetani che hanno sacrificato la loro vita e una loro hanno chiamato anche come una fantasia, e hanno detto che questi sacrifici sono instigati da Dalai Lama, che secondo il governo cinese è un terrorista. Se tutto va bene in Tibet, perché, chiediamo, perché così giovani tibetani si danno fuoco? Perché monaci tibetani, perché tibetani che non hanno nessun diritto in Tibet vanno fuori e chiedono per ritorno di Dalai Lama, per diritti umani, per libertà? Perché chiedono? Abbiamo, grazie a Sua Santità Dalai Lama e tutti amici internazionali per il Tibet, abbiamo abbastanza solidarietà nel questi 52 anni, ma non basta solidarietà generico, non basta più. Abbiamo bisogno di sostegno concreto, abbiamo bisogno di istituzioni nazionali, internazionali, di impegnarsi seriamente, concretamente per risolvere il problema tibetano, il problema uiguri, il problema vietnamesi. E come prima ha detto Vincenzo, che diritti umani sta peggiorando il mondo, ma il mondo è silenzio. C'è la potenza economica di Cina in fronte e il mondo, in nome di business, per piccole cose, non dicono niente a Cina, sono tutti zitti. Non va bene questa. Diritti umani dei tibetani, diritti umani anche tutto del mondo. Un giorno siamo noi adesso popolo oppressi. Arriverà, sì, la situazione continua così, che il mondo sta zitto e Cina fa, governo cinese fa tutto che vuole. Arriverà fra pochi anni, mi dispiace, che arriverà una situazione che tutto il mondo va controllato da governo cinese, dove non c'è democrazia, non c'è diritti umani, non c'è libertà, niente. E diventiamo tutti come un sassi che può dare calcio chi vuole, che ha potenza economica. E il 2 novembre 2011, davanti a Montecitorio, noi, la comunità tibetana in Italia e l'associazione Italia-Tibet, stiamo organizzando una pacifica manifestazione per far sentire i tibetani in Tibet che non sono soli, e la comunità internazionale non sta zitto. Pertanto chiediamo tutti voi di partecipare e far sentire i tibetani in Tibet e tutti gli altri popoli oppressi che i diritti umani e le libertà di tutti questi popoli oppressi sono importanti per i gente che hanno libertà, che hanno democrazia, e voi siete liberi. E diventa la responsabilità vostra di portare avanti i diritti umani e libertà di anche altri popoli oppressi. E siamo in 21 century, come si dice? Secolo. Non va bene così, che quello che sta succedendo non va bene per niente. Io ringrazio Società Libera di nuovo, con quale serietà che voi organizzate, voi lavorate. Io ho speranza che arriverà il giorno veloce quando, come vostri sogni, tutti i cittadini europei vengono fuori dalla casa loro chiedendo diritti umani e libertà per tutti popoli oppressi e tutti i cittadini mondiali. Vi ringrazio tantissimo
In conclusione faccio un appello: salviamo il Tibet prima che è troppo tardi. Sta succedendo una dramma proprio tragica in Tibet, e altro ieri in YouTube sono usciti fuori un video che ha fatto giornalista francese, e vedete voi com'è diventato monastero Kirti in Tibet, diventato come una zona dove sta preparando per la guerra mondiale, terza guerra mondiale, sono controllati in un modo così. Per favore chiedo a tutti voi di fare pressione a vostro governo di fare qualcosa concreta per il Tibet e per tutti gli altri popoli oppressi. Grazie, grazie mille. Grazie Kalsandoker. Interviene ora Vo Van Hai, presidente Comitato Vietnam per la difesa dei diritti umani, che Società Libera ha avuto l'onore di premiare quest'anno con il Premio Internazionale per la Libertà. Buonasera a tutti, ci tengo a ringraziare il dottor Olita e Società Libera che mi hanno invitato a venire a Roma per presentare il problema del Vietnam. Je voudrais dire que je suis vraiment reconnaissant à la Società Libera d'organiser depuis 3 ans pour les peuples opprimés dans les pays de dictature. Sono grato a Società Libera, tengo a dirlo, per aver organizzato da 3 anni la marcia per i popoli oppressi contro le dittature. Parce que avant 1975, des millions de gens en Italie, en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout dans le monde, descendent dans la rue tous les week-ends pour la paix au Vietnam. Perché dal 1975 tutti i weekend le persone scendono in piazza in Italia, Francia, Stati Uniti. Mais depuis la chute de Saigon, c'est-à-dire depuis la guerre est terminée au Vietnam en 1975, personne ne descend dans la rue, et pourtant nous n'avons pas de paix, nous n'avons pas de liberté au Vietnam. Ma purtroppo dopo la caduta di Saigon, cioè dopo la fine della guerra in Vietnam, più nessuno è mai sceso in piazza. Eppure noi purtroppo non abbiamo pace, non abbiamo democrazia in Vietnam. La guerra americana ha cessato nel 1975, ma depuis lors, il y a une autre guerra menée par la minorité du Parti communiste contre toute la population vietnamienne. La guerra degli Stati Uniti è finita nel 1975, ma da allora c'è un'altra guerra che va avanti, portata avanti dalla minoranza del Partito Comunista in Vietnam contro la popolazione vietnamita. E personne n'en parle. Nous avons au Vietnam 700 revues et journaux. Nous avons des centaines de stations de radio, de télévision. Mais toute la média vietnamienne è sous le contrôle du Parti communiste vietnamien. Nous n'avons pas information libre au Vietnam. E nessuno ne parla. In Vietnam abbiamo 700 riviste e giornali, abbiamo centinaia di emittenti radio, televisive, ma tutti sono controllati dal Partito Comunista e quindi non abbiamo una libertà di informazione in Vietnam. Je suis très ému de voir que la manifestation aujourd'hui a été commencée avec la prière des bons tibétains. Sono stato molto toccato, emozionato nel vedere che la manifestazione di oggi cominciava con la preghiera dei bonzi tibetani.
Vous ne savez pas peut-être, mais la situation au Vietnam est exactement comme le Tibet, comme aux Uyghurs. Forse voi non lo sapete, ma la situazione in Vietnam è esattamente come quella in Tibet e quella degli Uiguri. Nous n'avons aucune liberté au Vietnam, ni la liberté de presse, liberté de réunion, liberté de religion. En fait, le bouddhisme est introduit au Vietnam depuis 2000 ans. Mais maintenant, tous les bouddhistes au Vietnam sont supprimés, sont réprimés par le Parti communiste depuis 36 ans. E non abbiamo alcuna libertà, non abbiamo libertà di stampa, di riunione, di religione, e in realtà il buddismo oggigiorno dal 2001 è stato vietato in Vietnam, e tutti i buddhisti sono costantemente repressi, e questo in realtà da 36 anni. Depuis quelques années, nous vivons au Vietnam sous les deux jours. C'est le jour communiste, dictature communiste vietnamien, et aussi le jour de l'expansionnisme chinois au Vietnam. E ora in Vietnam viviamo sotto due giochi, il gioco del Partito Comunista Vietnamita e il gioco dell'espansionismo cinese. Il y a quelques mois, la Chine a occupé les archipels a Spratly e a Paracel. Ils ont envahi toute la mer de l'Est. E qualche mese fa la Cina ha invaso i due arcipelaghi, quello di Spratly e quello di Paracel, e praticamente hanno invaso tutto il mare dell'Est. Ma devant ce fait, le Parti Communiste Vietnamien n'a aucune réaction contre l'expansionnisme chinois au Vietnam. E di fronte a questi fatti il Partito Comunista Vietnamita non ha avuto, il governo vietnamita non ha avuto alcuna reazione di fronte all'espansionismo cinese. Et depuis trois mois, la jeunesse vietnamienne, les étudiants, les intellectuels, les écrivains ont manifesté depuis trois mois tous les week-ends à Saigon et à Hanoi. E da tre mesi ormai tutti i weekend manifestano ad Hanoi e a Saigon tutti i giovani, gli studenti, gli intellettuali e gli scrittori. Pour demander le Parti communiste vietnamien de réagir contre l'expansionnisme, contre l'agression chinoise, mais le gouvernement vietnamien se tait. Per chiedere al Partito Comunista Vietnamita di reagire contro l'espansionismo e l'aggressione da parte dei cinesi, ma il governo vietnamita sta in silenzio. Non seulement ça, le gouvernement vietnamien et le Parti communiste vietnamien a réprimé toutes les manifestations au Vietnam, et actuellement nous sommes défendus de se manifester au Vietnam. Non solo, il governo vietnamita e il Partito Comunista Vietnamita hanno represso tutte le manifestazioni in Vietnam e attualmente ci viene vietato di manifestare. Je lance un appel ici de vous demander de penser au Vietnam, de penser aux Vietnamiens qui n'ont pas de droits de l'homme, qui n'ont pas de démocratie au Vietnam. Aidez-nous de avoir les droits de l'homme, avoir la démocratie au Vietnam. E voglio chiedere a tutti voi, pensate al Vietnam, pensate ai vietnamiti che non hanno diritti umani, non hanno democrazia, aiutateci ad ottenere i diritti umani e la democrazia. Élevez votre voix, s'il vous plaît. Demandez au gouvernement vietnamien, demandez au Parti communiste vietnamien de accepter la liberté de manifester au Vietnam pour que tout un peuple vietnamien puisse exprimer leur voix pour défendre la souveraineté du Vietnam, pour avoir le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Chiedete al governo vietnamita e al Partito Comunista Vietnamita di permetterci di manifestare, di darci la libertà e di farci sentire la nostra voce a sostegno della sovranità del Vietnam e a sostegno del rispetto dei diritti umani e della democrazia. E je lance un appel aux journalistes, alla media qui se présente aujourd'hui dans notre manifestation, d'écrire sur la vérité au Vietnam, c'est-à-dire sur la violation des droits de l'homme au Vietnam, sur le parti dictatoire au Vietnam, plutôt que de parler seulement du tourisme, plutôt de parler seulement du développement économique. On ne peut pas avoir
un développement économique s'il n'y a pas de réforme politique. E lancio un appello anche a tutti i giornalisti e tutti i media presenti oggi. Scrivete, dite la verità sul Vietnam, parlate delle violazioni dei diritti umani in Vietnam, del partito che è dittatoriale, e non parlate solo del turismo e dello sviluppo economico, perché non ci può essere sviluppo economico se non ci sono le riforme politiche. E je vous remercie infiniment e rendez-vous à l'année prochaine. Vi ringrazio infinitamente, appuntamento all'anno prossimo. Grazie Vovanai. La parola ora al professor Giulio Giorello, in rappresentanza del Comitato Scientifico di Società Libera. No, no, ma va bene così, penso che sentiate tutti, no? E quindi non ci siano grandi problemi. Ma io devo dire che, come mi è già capitato in altre occasioni di queste marce organizzate a Società Libera, ho provato una grande commozione a sentire le parole degli amici del Turkestan orientale, del Tibet, del Vietnam, che ci hanno raccontato le condizioni terribili dei loro popoli. E da questo punto di vista vorrei esprimere una specie di, come dire, di rammarico, perché penso che in Italia, o più in generale in Europa, abbiamo fatto ancora troppo poco per queste situazioni. Dovremmo essere più decisi e più risoluti se amiamo davvero la libertà, se amiamo da una parte una possibilità di vita dove non siano i cittadini al servizio dello Stato, ma sia lo Stato al servizio dei cittadini. E dall'altra, se pensiamo che sia essenziale per uno sviluppo di un paese quello che io chiamo una piena fioritura umana, che può essere impedita dalle circostanze più diverse. È stato detto giustamente che se un popolo, magari che apparentemente lontano, non perde la propria libertà, la rischiamo tutti noi. E io vorrei dire che non sono soddisfatto della condizione della libertà nel paese Italia. Non lo sono, non per mille ragioni, che vanno dal fatto che alcune parti del nostro paese sono di fatto controllate dalla malavita organizzata, fino alle condizioni disumane in cui versano non pochi prigionieri nelle carceri italiane. Se non siamo capaci di fare riforme di questo tipo, invece di gingillarci con intercettazioni sì, intercettazioni no, se non siamo capaci di fare riforme di questo tipo, rischiamo che il nostro paese regredisca. E il regresso di un paese come l'Italia è un regresso dell'Europa, data anche la posizione la situazione geopolitica del nostro paese. Tra l'altro vorrei anche che dire una cosa che un tempo mi sarebbe parsa di semplice buon senso. Saranno gravi, per carità, tutte le azioni di chi si comporti in maniera intemperante in una manifestazione. Sarà grave tirare estintori o andare a scassare i bancomat. Queste sono azioni gravi compiute da individui. Quando però una manifestazione di persone libere e civili viene vietata da parte di organi pubblici, questo tipo di violazione è peggiore di qualunque gesto che venga fatto da minoranze intemperanti in un corteo. Per cui questo è un paese che sta diventando illiberale, perché si vieta una delle più semplici manifestazioni di libertà, che è quella di movimento.
E quindi anche di questo noi dobbiamo tener conto. Io non credo che le cose si risolvano sperando che ci sia una qualche forza politica dentro questo paese che operi una sorta di palingenesi della situazione italiana. Penso invece che dobbiamo capire quanto i nostri destini si siano legati a quelli dell'antica storia per la libertà in Europa. Abbiamo visto anche in Europa delle minoranze perseguitate, dei paesi che opprimono i propri vicini, di difficili processi per arrivare per esempio all'autonomia linguistica, come è stato quello dei coraggiosi patrioti di Euskadi, cioè del paese basco, sia occupata, parte occupata dagli spagnoli, sia la parte occupata dai francesi. Credo che questo respiro europeo non è stato soltanto messo alla prova da eventi tragici come le guerre dei Balcani, ma è continuamente messo alla prova. E allora, se non siamo capaci di tirar fuori un movimento che vada al di là delle nazioni, che vada al di là anche dell'Europa, che si renda conto che ogni offesa al Tibet, ogni offesa al Turkestan orientale è un'offesa a tutti noi, alla faccia dei burocrati cinesi, i quali tra l'altro, non dimentichiamolo, sono oppressori anche del loro stesso popolo, perché chi toglie la libertà agli altri è poi quello che la perde per se stesso. Questi, io appunto, da una parte un'autocritica la mia, come società libera e come comitato scientifico dobbiamo fare di più, con più risolutezza, con più coraggio, con più determinazione anche rispetto agli arbitri stupidi delle burocrazie italiote, ma nello stesso tempo anche la mia è anche una speranza, quella di poter dire che l'anno prossimo ci sarà una marcia anche a Londra, ce ne sarà forse una, che so io, in Scandinavia, ma perché non in una Tripoli libera e magari un giorno anche a Damasco o a Teheran. Ecco, questo è il mio augurio a tutti i nostri fratelli e sorelle che lottano nei loro paesi, e un particolare affetto ai nostri fratelli arabi al di là del Mediterraneo. Grazie. Bravo. Grazie Giulio Giorello. Ascoltiamo ora Martino Rubango, coordinatore Forum Liberale per l'emancipazione di Cabinda, per l'autodeterminazione del popolo Cabinda. È solo un accenno velocissimo, essendo un nome che non viene identificato con una identità geografica conosciuta, è un popolo conosciuto. Cabinda è un antico protettorato portoghese. Nel 1975 l'Angola ottiene l'indipendenza del Portogallo e annette Cabinda, che diventa la 18ª provincia dell'Angola, schiacciato tra la Repubblica del Congo e a nord e la Repubblica Democratica del Congo a sud. Totalmente ignorato, quindi diamo la parola noi al popolo Cabinda. Honorable leaders and members of the Libera, of the Società Libera, the audience, ladies and gentlemen, I do speak Portuguese, but it's a matter of interpretation. I will be speaking in English, so I apologize to the audience for any difficulty that you may experience to understand my accent, because I know that it is not a Shakespearean one. Okay. So bear with me, thank you. Ringrazio tutti i responsabili e le persone di Società Libera di avermi invitato a parlare qui. Parlo portoghese, ma ci sarebbero dei problemi con la traduzione e quindi parlerò in inglese, e perciò vi chiedo di scusarmi per le difficoltà che potreste avere nel capire il mio accento. Buonasera, benvenuti. First of all, I would like to thank the Società Libera for inviting Cabinda to participate in the 4th International March for Freedom and giving us the opportunity to speak to this dear audience.
Innanzitutto desidero ringraziare Società Libera per aver invitato Kabinda a partecipare alla quarta marcia internazionale per la libertà delle minoranze dei popoli oppressi e per averci dato l'opportunità di parlare di fronte a questo pubblico. We express our gratitude and we congratulate the Società Libera for holding this march despite the difficulty encountered to do it the way that it was planned. Ringraziamo Società Libera per aver comunque realizzato questa marcia malgrado le difficoltà che sono state incontrate nel realizzarla così come si era pianificato prima. And for its determination in promoting freedom worldwide by non-violent means in order to attain an effective compliance with international law regarding individuals, nations and peoples. E vogliamo anche ringraziarla per la determinazione nel sostenere la libertà in modo che vengano veramente rispettate le leggi internazionali che riguardano libertà e diritti umani. And leading to the upholding of democracy and self-determination for the peoples throughout the world. E grazie anche per la prontezza nel sostenere la democrazia e l'autodeterminazione dei popoli. As Mr. Vicenzo says, Kabinda is a territory that is not well known in the world, but Kabinda is a part of this world. It's a territory with an area of 10,000 square kilometers. Is located on the coast of Central Africa. In the south, we have the border with the Democratic Republic of Congo, and in the east, also with the Democratic Republic of Congo. And in the north, we have the border with the Republic of Congo Brazzaville. And we have in the west, the coast of 200 kilometers. Come ha detto il signor Vincenzo, Gianni, Kabinda è un territorio che non è molto ben conosciuto nel mondo, ma è parte di questo mondo. È un territorio dall'area di 10.000 km quadrati che si trova sulla costa centrale dell'Africa. A sud confiniamo con la Repubblica Democratica del Congo, ad est di nuovo con la Repubblica Democratica del Congo, a nord con la Repubblica del Congo Brazzaville e ad ovest abbiamo una costa sul mare di 200 km. Kabinda is slightly in south of the equator and we are in the north of the river Congo. Siamo leggermente a sud dell'equatore e a nord del fiume Congo. The population of Kabinda is estimated at between 600,000 to 1 million of inhabitants. Si stima che la popolazione del Kabinda sia compresa fra 600.000 e 1 milione di abitanti. Almost half of its inhabitants live in exile. E quasi metà di questi abitanti vivono in esilio. And its capital is Choa. La capitale è Choa. The languages spoken in Kabinda are Ibinda. Ok, le lingue parlate nel Kabinda sono Ibinda. But the Portuguese dominant power called it Fiot in a pejorative way. That means the language of black. Ma il potere portoghese lo chiama Fiot, che è un termine dispregiativo per dire la lingua dei neri. And Portuguese, that it is the language of we inherited from the colonial power, the dominant power, Portugal. E quello che la lingua ufficiale è quella che abbiamo ereditato dal potere dominante ufficiale del Portogallo. A brief history summary regarding Kabinda from its origins to the present times. Allora, vi farò un breve riassunto della storia del Kabinda dalle origini ad oggi. Kabinda is the result of a fusion of three kingdoms, Kakongo, Ngoyo and Luangwa. Ok, è il risultato della fusione di tre regni, Kakongo, Ngoyo e Luangwa. Which were originally
independent kingdoms within the ancient kingdom of Congo Dianguga or Congo Diantotila. E originariamente erano dei regni indipendenti nell'ambito del più grande regno del Congo Dianguga o Congo Diantotica. Diantotica. Yeah. It's the same kingdom called Edawese. Ah, erano entrambi i nomi per chiamare lo stesso regno. Yeah. In the early 15th, these three small kingdoms were emancipated and formed Cabinda. All'inizio del 1500, questi regni furono emancipati, insomma, si emanciparono da loro. Following the arrival of Europeans on the shore of the Congo Kingdom in the 15th century, following the arrival of Europeans, sì, in seguito all'arrivo degli europei sulla costa, of the kingdom of Congo kingdom in the 15th century attracted the covetousness of the various colonial powers. Nel 15 secolo furono la costa attirò l'avidità, diciamo, dei regni europei, delle potenze coloniali. In the race were Holland, France, Portugal, Belgium and Great Britain less involved. E furono interessati Olanda, Francia, Portogallo, Belgio e Gran Bretagna. Portugal, desperate to control Cabinda, persuaded and signed treaties with the chiefs of Cabinda in 1883, Chifuma, in 1884, Chikamba, and 1885, Simulambuku. Il Portogallo, per estendere il suo controllo, non esitò a concludere degli accordi con i capi, with the chief of tribes, con i capi delle tribù locali. Before the Berlin Conference, the meeting of European powers to determine the partition of colonies and spheres of influence in Africa. E questo prima della fino alla riunione di Berlino in cui le varie potenze coloniali si spartirono il controllo in Africa. On 1st February 1885, the Simulambuku Treaty was signed between the representatives of Cabinda and the Portuguese Crown. Nel 1885 ci fu questo accordo di Simulambuku fra la corona portoghese e i rappresentanti del Cabinda. Giving Cabinda the status of Portuguese protectorate. E Cabinda diventò protettorato portoghese. However, Angola had already been a Portuguese colony since 1482. Però l'Angola si era sbarazzata dal controllo dal controllo dei portoghesi fin dal 1442. In 1910 an end was put by a military coup to King Manuel II's reign and Cabinda was proclaimed to be part of the Republic of Portugal. Cabinda fu messo sotto il controllo della corona portoghese. Which had a new constitution. In 1933, a new fundamental law maintained a distinction between Portuguese overseas provinces, differentiating between Angola, a colony, and Cabinda, a protectorate. E nel 33 una nuova legge distinse tra l'Angola come colonia e Cabinda come protettorato. In 1956, for reasons of administrative convenience, Portugal joined Cabinda to its Angolan colony. E nel 56, per ragioni opportunistiche politiche, il Portogallo unì il Cabinda all'Angola. Without consulting the Cabindan people who have nothing in common with Angola. Che senza consultare assolutamente il popolo cabindese che non ha nulla in comune con l'Angola. The people of Cabinda started claiming the right to self-determination and rejecting the submission to the Portuguese rule. E le persone di Cabinda cominciarono a richiedere il diritto alla loro autodeterminazione ed a rifiutare il governo portoghese, il potere portoghese. As they violated the spirit and the letters of the Treaty of Simulambuku. Perché di fatto violavano sia la lettera che lo spirito del Trattato di Simulambuku. In 1963,
was created the Front for the Liberation of the Enclave of Cabinda. E nel 1963 fu creato il Fronte per la Liberazione dell'Enclave di Cabinda. Flag was established in Pointe Noire, Republic of Congo Brazzaville. E fu stabilita la Repubblica di Congo Brazzaville. As a result of the merger of three nationalist movements, the MLEC, the CAUNC and ALIAM. Questo come risultato dei movimenti, di tre movimenti nazionalisti, MLEC, CAUNC e AMIAC. ALIAM. ALIAM. With the express aim of liberating the Cabindan people from Portuguese rule. E esprimevano lo scopo, l'obiettivo di liberare i Cabinda dal controllo portoghese. In 1964, during the summit of Africa Union Organization held in Cairo, e nel 64 durante il summit dell'Organizzazione Unita Africana al Cairo, the issue of Cabinda was raised once. This in accordance with the program for decolonization of Africa. Si cominciò a parlare del problema Cabinda nell'ambito del programma di decolonizzazione dell'Africa, which recognized Cabinda as 39th state to be decolonized and Angola the 35th state. Che riconobbe Cabinda come il 39esimo stato che doveva essere decolonizzato e l'Angola come il 35esimo. On 15 January 1975, upon the signature of Alvor Accord between Portugal and the Angolan Liberation Movement, Cabinda was declared part of Angola without consulting its people. E nel 75 l'Angola fu dichiarata parte dell'Angola senza assolutamente aver consultato la sua gente, questo a seguito delle richieste del movimento di liberazione dell'Angola, which violates the international law that recognizes Cabinda's sovereignty and right to self-determination. Il che praticamente andava contro la legge internazionale che invece riconosceva l'autonomia dell'indipendenza di Cabinda. The Cabindan people expressed their total rejection of such annexation and declared it null and void. E il popolo Cabinda espresse il suo rifiuto totale di questo non rispetto della legge internazionale. Over the period of 2 to 3 November 1974, Cabinda was militarily occupied by the forces of the MPLA from Pointe Noire, Congo Brazzaville, with help of Cubans and Soviets. E nel 74, fra il 2 e 3 novembre, Cabinda fu occupato dall'MPLA mandato dalla Repubblica Congo Brazzaville con l'aiuto anche di Cuba e dei sovietici. With this invasion and occupation followed the annexation. Seguì l'annessione. The Cabindan people will now experience an unprecedented tragedy which still continues today. E da allora i Cabinda hanno sperimentato una tragedia che ancora continua oggi. The people of Cabinda demand that the world pay attention to the yoke they have borne since the occupation of their territory by the Angolan forces of the MPLA in November 1974. E il popolo Cabinda chiede che l'attenzione da parte della comunità internazionale nei confronti di questa occupazione da parte dell'Angola che va avanti dal 74. And the subsequent annexation as 18th Angolan province after the Angolan independence in 1975. E contro questa annessione che ha proclamato l'Angola una provincia dopo invece che fosse stata proclamata la sua indipendenza. Since then our people have been fighting for their freedom and self-determination. E da allora la nostra gente ha combattuto per la libertà e l'autodeterminazione. However, nobody has ever regained rights taken away by a foreign power or managed to free themselves from alien dominion without the support of the international community. E tuttavia da allora non siamo riusciti ad emanciparci col supporto della comunità internazionale. International reports were issued raising concerns about massive and systematic human rights violation in Cabinda. E l'Angola ha sempre avuto consensi internazionali anche in merito alla repressione sistematica di Cabinda. Reports made by Miss Ina Cilani, then UN Secretary General Representative of the Defenders of Human Rights, also by international NGOs
such as Human Rights Watch, International Amnesty, Open Society, and other, even Angolan Civic International Organization. Da allora sono state fatte molte relazioni sulle violazioni dei diritti umani da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, da Human Rights Watch e da altre organizzazioni. And the Barnett Cabinda Civic Association Palaband gives also reports. È stata messa al bando l'associazione civica del Cabinda da allora. But no concrete steps have been taken by the international community to help resolve the issue of Cabinda. Ma la comunità internazionale non ha fatto passi concreti per aiutare a risolvere questo problema dell'emancipazione di Cabinda. The most recent witnessing of terror took place in July 2011. Nel luglio 2011 sono stati fatti di terrore molto forti. During the occasion of a visit by the delegation of the EU Commission in Angola, led by Mr. Javier Puyol. In occasione di una visita del commissario della Commissione dell'Unione Europea da Mr. Javier Puyol. And consisted of ambassadors of France, Great Britain, Holland, Germany and Poland, in addition to representatives of Portugal and Italy. E di tutti questi rappresentanti. Okay, let me resume it, yes. So, that is to say, because the time is short, we are limited, but I would like to present in more details for you to understand what is Cabinda and what is the situation going on. Why that? Because in this world, everything is managed by powers. And unless those powers give the right to publicize to the people will not know what is going on. So, the people of Cabinda are suffering and the world is witnessing. If there is anybody interested, I would like to hand my card and will go to the website to read more about Cabinda. So what I would like to say that the silent march is good, but the oppressors do not understand the silent language. It is important that within the international community, the act like this taken by Società Libera would be followed by other action between marches. Okay. There is a means of building an effective body to try to help solve the issue of the oppressed people. Thank you very much. Quello che voglio dire, volevo farvi capire un po' meglio la situazione di Cabinda, voglio dire che purtroppo è un mondo dominato dal potere, se questo potere non ci permette di pubblicizzare le situazioni non possiamo giungere, non possiamo andare avanti. E, quindi io quello che vorrei è proprio testimoniare la situazione, per chiunque vuole ho il mio biglietto, potete vedere il nostro sito per capire meglio, e sono d'accordo con la marcia silenziosa, ma silenzio, gli oppressori non capiscono il linguaggio del silenzio e quindi è importante che poi la comunità internazionale faccia sentire la propria voce e questa marcia sia seguita da altre. Grazie a Martino Lubango. Ora un saluto e parlerà Costantino Meschi, rappresentante della diaspora georgiana in Italia. Buonasera a tutti. Io ringrazio Società Libera per avere l'occasione di supportare questa manifestazione e sono qui in qualità di rappresentante della comunità georgiana in Italia. La Georgia è un paese piccolo ma dalle antichissime origini, per cui vi risparmio la storia, ma il mio ruolo qui è quello di supportare la marcia silenziosa per la libertà dei popoli oppressi, e perché la Georgia nella sua storia, essendo stata da sempre la porta della via della seta e il baluardo della cristianità verso l'Oriente, nella appunto antica storia è stata oggetto di numerosissime peripezie e conquiste da parte dei popoli vicini. Ha sempre tenuto alto capo e orgogliosamente ha difeso i confini del suo paese e pur dopo 70 anni di comunismo la Georgia è riuscita comunque oggi ad essere un paese
liberale, ha avuto un percorso di riforme importantissime che oggi la vedono nei ranking internazionali al primo posto per mancanza di burocrazia, al primo posto per mancanza di corruzione, al primo posto per mancanza di criminalità organizzata. È da poco stata nominata il miglior paese per easy business, per diciamo, facilità di sviluppo di rapporti economici e commerciali. Allora, perché sono qua? Sono qua perché in realtà un quarto del territorio georgiano è oggi minacciato, è sotto l'occupazione politica e militare della Russia. La regione dell'Abkhazia, la regione dell'Ossetia, che sono una parte importante del paese perché l'Abkhazia si affaccia sul Mar Nero e da sempre è la costa più bella del Mar Nero. L'Ossetia è un paese montano che però è molto importante perché diciamo, è un paese cuscinetto, è una regione cuscinetto tra la Russia e la Georgia. Oggi queste due regioni sono state assoggettate, diciamo così, al potere, si diceva prima il potere forte, il potere economico, il potere di chi può liberamente distribuire e intraprendere rapporti ufficiali senza il riconoscimento delle istituzioni internazionali. La Russia oggi ha rapporti con un sedicente governo abcaso e di fatto le elezioni non sono state riconosciute da nessuna istituzione internazionale. È chiaro che sono minoranze culturali, ma sono sempre state ben accette, e non solo, facciamo parte della cultura georgiana, da sempre l'Abkhazia fa parte della cultura georgiana. Conosco persone, amici miei, che da Tbilisi andavano a cena a Sukhumi in macchina. Sono tanti chilometri perché non è poca la distanza, ma era come andare a casa, cioè erano a casa dei loro amici, dei loro parenti. Oggi 500.000 profughi sono dovuti scappare dall'Abkhazia, dall'Ossetia, 250.000 stanno ancora sul territorio georgiano e di fatto la Georgia annovera 4,5 milioni di abitanti, per cui 250.000 anime in più a cui dover dare asilo, da sistemare, sono un problema molto importante, un problema che però è stato, diciamo, anche grazie al supporto degli organismi internazionali, risolto, diciamo, almeno momentaneamente. Oggi gli abkhasi che vivono nel territorio georgiano, almeno una parte di loro, hanno una casa di proprietà, e che quando riusciranno a ritornare nella loro casa di origine rimarrà di loro proprietà. Questo è da poco un programma governativo che è stato promosso. Per cui io sono qui, concludo ringraziando Società Libera per avermi dato l'opportunità di supportare questa bella manifestazione e di aver potuto denunciare questa situazione che ovviamente è vittima del potere forte, per cui non gode, diciamo, del supporto della comunicazione. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento. Ringraziamo Sofino Meschi. Ora interviene Ashin Mapanya in rappresentanza della comunità birmana. A seguire ci sarà poi l'intervento di Marco Pannella a conclusione. Buonasera. Sono molto onorato che posso rappresentare la Birmania, anche se non sono birmano, ho ordinazione monastica dalla Birmania. La libertà, i diritti umani e la democrazia sono essenziali per lo sviluppo materiale, culturale e spirituale di tutti i popoli nel mondo. In Birmania si vive sotto la dittatura quasi da 50 anni.
Diverse volte gli studenti e i monaci buddhisti hanno cercato di cambiare la situazione tramite proteste pacifiche, anche di massa. In una occasione nel 1990 si sono tenute vere elezioni e il popolo ha scelto Aung San Suu Kyi come il leader del paese. No, 80% ha votato questa coalizione democratica. I generali però non hanno accettato il risultato e la dittatura è diventata sempre più brutale. L'ultima grande protesta è stata quella dei monaci nel 2007, chiamata Saffron Revolution, la rivoluzione zafferano. A questa grande protesta hanno partecipato circa 100.000 monaci e monache. Tra gli organizzatori di quelle camminate ci sono anche alcuni miei amici. Con la repressione della protesta, molti monaci sono stati imprigionati e torturati, e circa 200 sono ancora in prigione. Il movimento della Saffron Revolution tuttavia continua, ora in un modo silenzioso, ma nel prossimo futuro sarà più visibile. Recentemente in Birmania ci sono alcuni miglioramenti sia apparenti che veri. Il governo ha cominciato a dialogare un po' con Aung San Suu Kyi. 227 prigionieri politici sono stati liberati. Comunque altri 1800 sono ancora dietro le sbarre. Tra loro vi sono monaci, monache, leader degli studenti del Partito National League for Democracy e almeno 30 giornalisti. Circa 500.000 di birmani sono profughi in altri paesi. Fortunatamente in Birmania ci sono tante persone che continuano a credere che alla fine vincerà la via non violenta. L'unica vera lotta per migliorare la vita sul pianeta Terra è la via della non violenza, come hanno concretamente mostrato con la loro vita, per esempio Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, la signora Rebia Kadar, Aung San Suu Kyi, monaci birmani e molti altri. Solo i movimenti pacifici sono in grado di creare un vero cambiamento nei paesi sotto la dittatura. Le cause principali che creano problemi nella vita degli individui e delle nazioni sono l'ignoranza, l'avidità, l'odio e la paura. La paura di perdere il potere, i propri privilegi, eccetera. In Birmania da 23 anni 400.000 uomini dell'esercito hanno paura di una donna di cui l'unica arma è la libera parola. Questa donna, praticante buddista Aung San Suu Kyi, ha detto: è importante vivere la vita con la libertà dalla paura. Se siamo in grado di praticare così, possiamo sperimentare la libertà perfino in prigione. In caso contrario, non potremo mai assaporare la vera libertà anche quando non siamo in prigione. I nostri veri nemici sono nemici interiori come odio e la paura.
un monaco birmano che era stato arrestato e torturato qualche anno fa, dopo che è stato liberato, disse: non provo odio verso i miei aguzzini, spero che un giorno anche loro trovino la pace. Adesso leggo qualche verso dal Sutra della Benevolenza Metta Sutta che i monaci birmani hanno recitato anche durante le pacifiche proteste. Che nessuno inganni l'altro, né lo disprezzi, né con odio o ira desideri il suo male. Come una madre con la sua vita protegge suo figlio, il suo unico figlio, così con cuore aperto si abbia cura di ogni essere, irradiando benevolenza sull'intero universo, in alto verso il cielo, in basso verso gli abissi, in ogni luogo senza limitazioni, liberi da odio e rancore, fermi o camminando, seduti o distesi, sempre quando si è svegli, mantenere desta questa consapevolezza. Tale è la sublime dimora. Grazie.